Senti Giovanni, allora tu sei un pescatore, sono già passati circa 15 giorni da quando c'è stata la fine del fermo pesca. Mi dicevi che non siete per niente contenti della situazione, perché? Diciamo che abbiamo i colleghi che fanno i furbi, dovremmo lavorare 3 giorni di un totale di 72 ore lavorandole tutte, ma tutte, e ci sono imbarcazioni che riescono a fare anche 80 ore. Allora vuol dire che qualcuno la giornata di pausa che dura della durata di 24 ore rientrano alla mattina alle 8 dando il giorno di recupero, e invece di fare l'uscita a mezzanotte escono già alle 9 della sera, quindi nell'arco di una giornata di 24 ore ne fanno 12 a casa. Quindi praticamente stanno eludendo il fermo dei 4 giorni praticamente. Sì, stanno ingannando sia i colleghi che tutto, come si può dire, tutto quella scena. Cioè, perché praticamente stai dicendo che questi alla fine invece di pescare 3 giorni pescano 5 giorni? Quasi 4 sicuri. Perché nell'arco di 3 giorni della durata di 72 ore riescono a fare 80-85 ore, vuol dire che non andiamo bene, perché così riusciamo a danneggiare il mercato, i colleghi stessi. Perché ovviamente facendo così il prezzo del prodotto diminuisce sempre di più. Esatto, invece non so, di esserci non so, un 50 casse ne riescono a portare 100, il prodotto in automatico diminuisce come prezzo. Ma senti, non sarebbe utile che voi altri, non dico tu personalmente, perché è antipatico ovviamente, ma la categoria, la cooperativa, le vostre associazioni andassero a denunciare questa cosa alle autorità? Esatto, c'è stato qualcuno che personalmente dava fastidio il discorso, è andato a fare un avviso alla capitaneria, però volevano i nomi dei colleghi, sai, è una cosa brutta fare già i nomi, dovrebbe essere più una roba, un controllo, insomma, tramite anche la strumentazione che abbiamo a bordo è facile riuscire a capire fra entrata e uscita quante ore che ha fatto, insomma, l'imbarcazione, dai. Come dice, va a finire questa situazione? È male, se andiamo avanti così va male, perché la prima settimana è stata di prova, la disperazione, 2 mesi a casa, bisogno di soldi, quello che può essere, ci siamo fatti prendere un po' da entusiasmo. La seconda settimana pensavamo che andesse meglio, sempre gli stessi hanno ripetuto, e la terza settimana sicuramente qualcuno si aggiunge perché non sta più a guardare, e quindi non serve a niente, a fare la figura del pagliaccio a casa mentre gli altri lavorano. Vabbè, mi dispiace sentire queste cose onestamente, anche a me, perché insomma Chioggia nasce sulla pesca, se andate male voi va male tutto il resto, fa parte del nostro futuro, ma riuscite... abbiamo un futuro abbastanza incerto. Incerto. Bocca al lupo. Grazie.